Bentornati amici radioascoltatori di Live Social con le nostre interviste storie, come sempre pronti a tenervi compagnia sulle frequenze di Radio News 24 e come sempre ovviamente a informarvi su attività e professionisti dislocati su tutto il territorio italiano. Oggi parleremo di arte, di illustrazione, lo faremo in compagnia del nostro prossimo ospite, lui è un illustratore, Lorenzo Moiana, è in collegamento telefonico con noi da Como, passiamolo subito a salutare. Ciao Lorenzo! Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Lorenzo, da quanto tempo svolgi la tua professione? Da quanto tempo comunque sei nel mondo dell'illustrazione? Allora, dalla conclusione dei miei studi che è avvenuta nel 2004, quindi sì, ormai sono 15 anni, più o meno 15-16 anni. Bene. Lorenzo, ecco, raccontaci un po' quella che è la tua formazione, cosa cerchi di trasmettere con i tuoi lavori. Sì, allora, mia formazione semplicemente, allora io dopo il liceo scientifico ho avuto un attimino di, diciamo, tentennamenti come tutti, poi avendo sempre disegnato nella mia vita mi sono iscritto all'Istituto Europeo di Design a Milano. Ovviamente sono sempre stato influenzato come tutti quelli della mia generazione dai fumetti giapponesi più o meno di quell'universo lì, quindi da lì poi dopo la conclusione dei miei studi mi sono un po' applicato, diciamo, da solo nella ricerca di un mio stile che è tuttora comunque in corso questa ricerca, diciamo. Perfetto. Cosa cerchi di trasmettere, Lorenzo, con i tuoi lavori? E soprattutto qual è stato il tuo ultimo lavoro, il tuo ultimo progetto realizzato? Allora, l'ultimo progetto realizzato sono delle grafiche di un CD per un gruppo musicale di qua della mia zona. Cerco di trasmettere, più che altro spesso sono magari parlando un po' anche in modo un po' astratto, emozioni che, diciamo, non riesco a esprimere a livello verbalmente, quindi sono più cose, diciamo, più magari mondi interiori miei, a volte anche un po' hanno. Ovviamente quando sono certo libero si spazia molto dal magari anche proprio emozioni, diciamo un po', c'è una parte un po' dark, diciamo, in questa mia espressione, legati però molto anche a quello, come dicevo prima, fumetto, quello un po', diciamo, anche molto bambinesco sotto alcuni aspetti. Infatti si possono notare che sono dei contrasti tra magari mostri, ma molto, diciamo, gommosi, quasi colorati, non so come esprimere meglio la mentre cosa. Invece i tuoi progetti futuri? Allora, progetti futuri, allora, in questo momento sto realizzando le fiabe di Esopo, quindi la volpe, l'uva, non so, tipo anche il lupo e l'agnello, fiabe simili, che conto di riuscire a mettere online, a breve, almeno la prima fiaba, diciamo, proprio per rivolgermi a questo mercato più per l'illustrazione per l'infanzia, che per cui penso che il mio tratto sia molto più adatto, diciamo. Altre cose poi sono qualsiasi collaborazione mi possa venire in futuro, perché per me, diciamo, non la disegno, e posso andare, come dicevo prima, dalle grafiche per un CD alle illustrazioni per libri o cose del genere. Bene. Lorenzo, quali sono i tuoi canali di contatto, i canali social, in modo che i nostri radioascoltatori possano continuare a rimanere in contatto con te? Sì, allora, principalmente io uso Instagram ormai, perché ormai poi mi è stato consigliato anche da esperti. Diciamo, Instagram è la via migliore per pubblicare e comunque rendere visibile le proprie immagini, i propri lavori. Ho poi anche una pagina Facebook sotto il nominativo di L'Uomo 2010 e anche un sito internet che non è molto aggiornato purtroppo, anche per a livello di costi, diciamo, che anche questo si chiama www.l'uomo2010.com. Perfetto. Lorenzo, siamo giunti al termine di questa nostra chiacchierata. Io ti ringrazio per la tua disponibilità e ti saluto. Grazie mille, allora. Buona giornata e agli spettatori. Live Social.